tirocinanti, ho chiuso un problema gigantesco sulla vertenza Abramo, lavoro più giorni a settimana. Il presidente della Regione Calabria arrende, parla di lavoro e precariato e risponde al PD. Alle loro chiacchiere rispondo con i fatti. Incontro positivo. Dai sindacati trapela ottimismo dopo l'incontro a Roma con il ministro Zangrillo sul futuro dei 4.000 tirocinanti. Allo studio diverse soluzioni. La protesta degli insegnanti di sostegno, manifestazione dei docenti davanti all'ufficio scolastico regionale a Catanzaro per una scuola inclusiva, equa e sostenibile. Case a un euro per la rinascita dei piccoli borghi, iniziativa in 7 comuni calabresi. Il sindaco di Platania Esposito, venite a vivere nel nostro borgo per godere di aria fresca e tanta tranquillità. Buongiorno, ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione dell'altro Corriere TV. I temi del lavoro in apertura oggi nel nostro TG in occasione della conferenza stampa di presentazione del piano di crescita del gruppo Lutec nella regione Calabria. Rende il governatore Occhiuto è tornato sui temi caldi del lavoro nella nostra regione, dalla questione tirocinanti a quella che riguarda i lavoratori della Abramo Customer Care. A raccogliere per noi le sue impressioni c'era Fabio Benincasa. Abbiamo trovato qui un terreno fertile in termini di disponibilità di competenze e risorse qualificate. Lutec investe in Calabria, già 50 i posti di lavoro assicurati, ce ne saranno 50 nei prossimi mesi, è una ricaduta importante in termini di investimenti sul territorio regionale e cosentino, la società che si occupa di intelligenza artificiale che promette nuovi posti di lavoro. Presente oggi qui a Rende anche il governatore della Calabria Roberto Occhiuto, che a proposito di lavoro sposa ovviamente l'iniziativa di Lutec, ma si sofferma anche su due temi caldi, due temi roventi, quello dei tirocinanti. Ieri c'è stato un importante incontro a Roma con buone notizie, almeno si spera nell'immediato, per quanto riguarda una vertenza storica, così come storico è anche il problema legato al futuro dei dipendenti dell'Abramo Customer Care. Anche su questo punto il governatore della Calabria Roberto Occhiuto ha risposto alle nostre domande. Sì, è un problema gigantesco, però abbiamo avuto il sostegno del governo alle ipotesi che la regione ha prodotto nel mese di luglio e di agosto. Abbiamo individuato una serie di azioni che possono essere utili a prevedere una progressiva stabilizzazione o comunque uno progressivo svuotamento del bacino dei TIS, che vorrei ricordare un bacino che io ho ereditato, perché ho l'orgoglio di poter affermare che il mio governo regionale forse è l'unico governo regionale negli ultimi 30 anni che non ha prodotto un solo precario in più. Spero che entro la fine del mese ci possa essere qualche notizia positiva per questi 1.000 lavoratori, anche questa è una vertenza di straordinaria importanza, molto complicata da risolvere, però ci stiamo lavorando con grande determinazione insieme al governo e insieme a imprese di primaria importanza per assicurare che questi lavoratori possano continuare la loro esperienza senza alcuna interruzione nel loro rapporto di lavoro. Sulla questione tirocinanti si è detto ottimista anche l'assessore al lavoro Giovanni Calabrese subito dopo l'incontro con il ministro Zangrillo. Ha detto: ora passiamo immediatamente all'azione, partendo dalla proroga dei tirocini per arrivare in tempi brevi alla definizione del percorso lavorativo di ognuno. Ma sentiamo sempre sulla questione quello che è il parere dei sindacati, in particolare del segretario regionale della CGIL, Angelo Sposato. Incontro con il ministro Zangrillo e i tecnici del Ministero della Pubblica Amministrazione è stato positivo, ovviamente interlocutorio. Abbiamo chiesto come sindacato unitario e assieme alla regione si potesse istituire un tavolo tecnico interministeriale per
decidere la roadmap da seguire per la contrattualizzazione ovviamente delle lavoratrici e dei lavoratori in inclusione sociale con delle diciamo, modalità e più diciamo, interventi che possono essere quelli della contrattualizzazione nelle pubbliche amministrazioni dove sono impegnati. Poi ci sono una dote finanziaria che può essere data agli enti locali per avviare la contrattualizzazione oppure in autoimprenditorialità per i lavoratori. C'è una possibilità di individuare ovviamente un accompagnamento per diciamo, coloro che hanno maturato i requisiti di età anagrafica per la pensione, di essere accompagnati alla pensione, così come c'è la possibilità di individuare progettualità anche in altri settori come quello nella pubblica amministrazione e quello sanitario. Per fare questo occorre una deroga alle normative, abbiamo chiesto al governo di intanto procedere a quella che è alla proroga e poi creare un diciamo, contesto normativo capace di accompagnare questo percorso, ovviamente utilizzando e individuando anche delle risorse del governo. E ancora i temi del lavoro, ancora le proteste e le mobilitazioni, perché dopo quella inscenata lo scorso 4 settembre a Roma, gli insegnanti di sostegno sono scesi nuovamente in piazza, questa volta davanti alla sede dell'Ufficio Scolastico Regionale di Catanzaro per chiedere una scuola inclusiva, equa e sostenibile. Numeri di posti disponibili ed adeguati anche in Calabria per concorsi e procedure straordinarie e censimento dei reali bisogni della scuola calabrese. Dopo la manifestazione dello scorso 4 settembre presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito a Roma, unitamente a comitati dei genitori degli studenti con disabilità, gli insegnanti di sostegno sono scesi in piazza a protestare anche in Calabria davanti all'Ufficio Scolastico Regionale. Le ultime riforme hanno creato delle storture e un ribaltamento delle graduatorie davvero incredibile e non immaginabile. Quindi non era facile immaginare quello che sarebbe successo. E quindi se le regole del gioco vengono cambiate, ribaltate completamente, poi esercitare i propri diritti e portare avanti un progetto di professione, di stabilità è impossibile. Il problema non investe soltanto quelli che stanno nelle graduatorie in Calabria, il problema investe proprio il popolo calabrese, perché noi come calabresi e come diciamo, appartenenti al sud Italia, è brutto da dire ma è così, perché la maggior parte dei docenti che va al nord purtroppo è del sud, noi ci specializziamo, quindi tutti specializzati al sud, tutti occupati al nord. Una volta c'era la possibilità anche di essere assunti al nord, oggi questa possibilità, almeno nella secondaria di secondo grado, è svanita. Quindi noi docenti di sostegno chiediamo di poter lavorare nella nostra terra e di poter essere assunti qui. E ormai dietro l'angolo il definitivo smantellamento del CORAP, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale in liquidazione che la Regione Calabria di recente ha soppiantato con la creazione per l'Agenzia per le aree industriali e l'attrazione degli investimenti. Il servizio. Una vicenda che si è trascinata per tanto tempo, troppo se si considerano le condizioni di disagio, i mancati servizi, le pessime condizioni di sicurezza lamentate dalle imprese insediate nelle aree industriali della regione. Ad averne la competenza è il CORAP, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale, che si avvia, verrebbe da dire finalmente, al definitivo smantellamento. Obiettivo reso possibile dalla recente scelta della Regione che ha istituito l'Agenzia per le aree industriali e l'attrazione degli investimenti, nota con l'acronimo ARSAI. Con una delibera proposta dagli assessori Varì, Calabrese e Minenna, la giunta regionale guidata dal governatore Roberto Occhiuto ha infatti adottato l'atto di indirizzo con il quale si dispone la ricognizione del patrimonio del CORAP e quindi il successivo trasferimento dei beni nella disponibilità del consorzio, beni che andranno in parte all'ARSAI, in parte alla Regione e in ultima parte all'ARRICAL, l'autorità rifiuti e risorse idriche della Calabria, con riferimento soprattutto ai beni che riguardano il servizio idrico integrato.
Il CORAP, questa è la storia, venne istituito nel 2016 dall'allora giunta regionale di centrosinistra guidata dal governatore Oliverio con l'accorpamento dei 5 consorzi provinciali, ma di fatto non è mai riuscito a raggiungere la sua mission, e cioè quella della valorizzazione delle aree industriali, finendo appunto per essere messo in liquidazione. Quindi la cronaca: i finanzieri del comando provinciale di Cosenza hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dal Tribunale di Catanzaro che ha disposto il sequestro finalizzato alla successiva confisca di un immobile e di quote societarie nella disponibilità di un imprenditore di San Marco Argentano, connotato da un'elevata pericolosità economico-finanziaria. Il sequestro di prevenzione ha riguardato un appartamento sito a Belvedere Marittimo, nonché le quote societarie di un'impresa operante nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti alimentari. Il valore dei beni sequestrati è stimato in oltre 300.000 euro. Per evitare lo spopolamento delle aree interne, anche alcuni comuni calabresi aderiscono al progetto delle case ad un euro. Nella nostra regione sono 7 i borghi che hanno promosso la singolare iniziativa e sono Albidona, Belcastro, Bisignano, Cinquefrondi, Maida, Platania e Rose. Abbiamo sentito a tal proposito proprio il sindaco di Platania, Davide Esposito. Lo ascoltiamo. La nostra amministrazione comunale si è fatta promotrice di un importante progetto che è quello della vendita delle case ad un euro. L'obiettivo è quello sia di procedere ad una riqualificazione del nostro patrimonio immobiliare del centro storico di Platania, e nello stesso tempo anche quello di favorire e di mettere praticamente un freno a quello che è il fenomeno dello spopolamento che sta, come dire, riguardando tutti i piccoli centri. Si deve dire che ci sono già diversi proprietari che hanno messo a disposizione le loro case, e sono state insomma pubblicate anche sul nostro sito ufficiale del comune, sul sito istituzionale, le foto di questi immobili, e ci sono già diverse persone residenti in altre città che in altri comuni che stanno, come dire, aderendo a questa iniziativa. Quindi io invito appunto chiunque abbia interesse a valutare questa possibilità e di venire a vivere nel nostro borgo, appunto Platania, per godersi aria fresca e tanta tranquillità. Un rispettoso silenzio ha accompagnato la fiaccolata per le vie del centro di Catanzaro, organizzata dall'Unitalsi per ricordare le 13 vittime della tragedia del camping Leggiare. Vediamo. Silenzio, lacrime, commozione, preghiere e fiaccole per illuminare la notte, che significa ricordo, ma anche monito affinché non accada mai più, affinché si impari ad avere amore per la natura e per gli altri. Centinaia di persone in corteo a Catanzaro per ricordare le 13 vittime della tragedia delle Giare che 24 anni fa ferì una città, una provincia e un'intera regione, l'esondazione del torrente Beltrame assoverato che si portò via vite e speranze. A ricordarli in una struggente iniziativa voluta da Unitalsi Catanzaro e promossa con l'Arcidiocesi di Catanzaro Squillace e il Comune di Catanzaro, la comunità di Catanzaro che si è raccolta commossa in un corteo che ha attraversato le vie del centro storico. Stamattina insieme all'Unitalsi anche nella città di Soverato è stato ricordato questo momento drammatico di 24 anni fa, il 10 settembre di 24 anni fa, proprio per ricordare le 13 vittime che purtroppo hanno perso la vita in un campeggio che forse non poteva stare là, e con un'azione meritoria che è quella che ha fatto l'Unitalsi proprio di un campo estivo, quindi anche un'azione di volontariato. E questa ferita è ancora aperta nella comunità di Soverato, una tragedia che è indescrivibile, quindi penso che da questa tragedia bisogna trarre un monito proprio per la difesa dell'ambiente. Quell'evento è scolpito nella memoria di ciascuno di noi, però è chiaro che oggi coltiviamo una memoria collettiva di una comunità che rimase stupita, sorpresa da un evento che mai avrebbe potuto accadere. Quello era il luogo per tanti di noi, un luogo di gioia, di divertimento, di passaggio, e si trasformò in pochi minuti in un luogo invece così tragico. E penso che ricordare serva anche a fare in modo che le cose non accadano mai più.
E per lo spettacolo ce ne andiamo a Reggio Calabria, dove il sindaco Giuseppe Falcomatà ha inaugurato la 18ª edizione del Reggio Film Fest con la mostra sui 100 anni di Marcello Mastroianni. Si apre nel migliore dei modi la 18ª edizione del Reggio Film Fest con questa mostra che ricorda il nostro Marcello Mastroianni, ma che in generale ripercorre un po' la storia del cinema italiano e ci fa immergere a 360 gradi in un'atmosfera tipica di tutto ciò che avviene all'interno, diciamo, del mondo del cinema, con una mostra di oggetti utili ed essenziali per la realizzazione di un film. E quindi faccio i complimenti a chi ha ideato questa mostra, a chi l'ha allestita, naturalmente a Michele Geria, che ha avuto l'idea anche di inserire all'interno del Film Fest questa mostra. Io credo che sia il modo migliore per iniziare questa 18ª edizione, perché ci fa davvero immergere e compenetrare nell'atmosfera del cinema, e sono molto contento che questo accada anche all'interno di un palazzo storico recuperato da Enzo Pennestri come Villa Zerbi, perché sta dentro quell'idea e quel racconto di far rivivere luoghi e tradizioni della nostra città, luoghi storici della nostra città, realizzando degli eventi che possano portare pubblico, che possano portare turisti e quindi che li possano fare conoscere e far vivere nel migliore dei modi. Chiudiamo con lo sport, perché sono state rese note le designazioni arbitrali per la 5ª giornata nel campionato di Serie B, in programma nel prossimo fine settimana, dopo che nel weekend da poco trascorso si era osservato un turno di riposo per gli impegni delle nazionali. In particolare la sfida Cittadella-Catanzaro, in programma per sabato 14 settembre alle 15, sarà diretta da Feliciani di Teramo, mentre Cosenza-Sampdoria, che si giocherà invece domenica 15 settembre sempre alle 15 al San Vito Marulla, sarà diretta da Collu di Cagliari. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro TG, io vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento alle prossime edizioni dell'informazione dell'altro Corriere TV. Buon proseguimento con i nostri programmi.